amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi siamo qui presso il Peraga Garden Center di Mercenasco, vicino Torino. Siamo in compagnia di Francesca Vernile, la nostra esperta, che ora ci presenterà questo arbusto ornamentale chiamato forsythia. Eccoci qui Francesca, cosa ci puoi dire sulla forsythia? Allora, la forsythia è un bellissimo arbusto a foglia caduca, ma quello che la rende interessantissima è la sua fioritura. Qui purtroppo già l'ha fatta, la possiamo vedere nel cartellino. La forsythia è una tra le prime piante a fiorire di un bel giallo all'inizio della primavera. Fiorisce sul ramo nudo, quindi privo di foglie, e dopo aver fiorito mette le foglie. Questo però ci deve dare un piccolo segnale d'allarme per quanto riguarda le potature, nel senso ricordiamoci di non potarle sul finire dell'inverno come facciamo con altri arbusti, perché chiaramente andiamo a togliere tutta la fioritura. Quindi la forsythia si pota dopo la fioritura e si taglia magari anche abbastanza drasticamente per favorire l'emissione di nuovi getti e poi la fioritura l'anno successivo. Quindi diciamo che già verso l'aprile della situazione il mese è giusto? Sì, già può essere il mese giusto. È una pianta piuttosto semplice, si adatta praticamente a qualunque tipo di terreno, anche se preferisce magari terreni soffici e ricchi di materia organica. L'importante è garantirgli un buon drenaggio, quindi evitare assolutamente ristagni idrici. Cresce anche piuttosto velocemente, può raggiungere dimensioni fino a 4 metri. La possiamo utilizzare ad esempio anche per fare delle piccole siepi e così avremo una siepe gialla ad inizio della primavera e poi il verde delle foglie. L'inconveniente è che in inverno avremo soltanto i fusti, però questo insomma possiamo ovviarlo magari mettendola davanti ad una siepe sempre verde e così avremo un bel contrasto. Diciamo che è un po' la sentinella della primavera, ci avvisa, giusto? Esatto, tra l'altro uno dei primi colori a comparire in primavera è esattamente il giallo, quindi lei è proprio caratteristica. La possiamo anche coltivare in vaso, però ricordiamoci che ha un apparato radicale piuttosto importante, quindi diamogli un vaso di dimensioni adeguate e quando la pianta cresce e riempie di radici tutto il vaso, sostituiamolo. Benissimo, ringraziamo Francesca Vernile per questo prezioso consiglio. Vi invitiamo a mettere come sempre un bel pollice all'insù e di iscrivervi al nostro canale. Ciao e alla prossima!